ויאמרו, הרה, נבנה לנו עיר ומי גדול וראשו בשמיים, ונחה זה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. Ecco, magari qualcuno di voi adesso non avrà capito cosa ho detto. Se non avete capito, bravi, avete capito tutto. Siete riusciti a entrare proprio dentro il racconto. Vi siete immedesimati in modo perfetto con i suoi protagonisti, perché quella che stavo per raccontare, quella che avevo appena cominciato a raccontare, è la storia della prima volta in cui qualcuno ha detto qualcosa e qualcun altro che lo ascoltava non ha capito. Cioè il racconto che avevo appena cominciato è il racconto della Torre di Babele, in ebraico, come è raccontato nella Bibbia. Ora, il racconto della Torre di Babele è qualcosa di straordinariamente affascinante, ha suggestionato artisti di ogni tipo, sono stati prodotti sulla Torre di Babele quadri, racconti, poesie. È un racconto che ha una caratteristica strana, varie caratteristiche strane. Una è questa, che se non lo capisci ci entri dentro. Se invece lo capisci, però, se sai l'ebraico o se lo leggi o te lo raccontano in traduzione, i problemi non diminuiscono, anzi aumentano. Innanzitutto questa cosa: ci sono gli uomini che sono uniti, stanno tutti insieme, parlano tutti un'unica lingua, e a un certo punto cos'è che ci dicono? Dicono, Hava, venite, costruiamo una città e una torre alta fino al cielo e facciamoci un nome, Shem, un nome. Questa è la traduzione che si usa normalmente, la traduzione per esempio che fa la CEI, la traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Solo che cosa vuol dire farsi un nome? Perché l'umanità dice facciamoci un nome? Cioè farsi un nome vuol dire aumentare la propria fama, consolidare la propria reputazione. Cioè un attore si fa un nome nel momento in cui si fa conoscere dal pubblico, si fa stimare dai direttori artistici che poi lo chiameranno ai loro festivals, nei loro teatri, si fa rispettare dai colleghi. Ma cosa vuol dire che l'umanità si fa un nome? Ma si fa un nome per chi? Nei confronti di chi? Davanti a chi? L'unica spiegazione è si fa un nome di fronte alle altre specie animali, no? Agli altri animali, che poi te li immagini quali sono. Gli animali della Bibbia sono i tipici animali biblici, quindi c'è il serpente, lo scorpione, l'aquila, l'avvoltoio. Cioè, se questa fosse la traduzione, l'umanità avrebbe eretto questa torre vertiginosa sconfinata per farsi dire dall'avvoltoio: ma bravi, ma bravi, guarda che voi esseri umani non sapete volare, ma fate delle torri, ma bravi, grazie. Grazie, signor avvoltoio, ci tenevamo molto alla sua stima. Cioè non mi sembra molto, vabbè, comunque c'è un'altra traduzione possibile che secondo me è più probabile, più plausibile. Shem in ebraico non vuol dire solo nome, vuol dire anche simbolo, segno, segnacolo. Allora l'umanità direbbe facciamoci un simbolo. E come va avanti, infatti? C'è un simbolo dell'umanità, ecco come va avanti la frase. La frase pen futz al penei hol aharet, cioè per non disperderci su tutta la terra, cioè adesso che siamo tutti uniti, adesso che parliamo tutti un'unica lingua, facciamoci un simbolo che sia il simbolo dell'umanità, il simbolo di tutti noi, che un giorno poi magari ognuno se ne andrà per conto suo e avremo un giorno magari fogge diverse dei vestiti, capigliature diverse, modi di parlare, di pensare, di vivere diversi, ma non disperdiamoci, ricordiamoci che siamo tutti uomini, non scanniamoci fra di noi, non perdiamo la memoria della nostra unità. Non sembra una brutta idea, se non che, dice la Bibbia, Dio scese per vedere
la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Anche questa è un'immagine difficile da accettare, difficile da capire, perché Dio che scende, ma Dio noi come ce lo immaginiamo? Come ce lo immaginiamo noi Dio? Che Dio noi ce lo siamo sempre immaginati come un uomo, con la lunga, fluente barba bianca, cioè un anziano. E quindi cos'è che fa questo qui? Va a vedere la città e la torre che questi stanno costruendo, cioè noi cosa ci dobbiamo immaginare, cosa siamo istigati a immaginarci? Un anziano che va ad osservare un cantiere, che è un'immagine che in noi moderni riverbera echi sinistri, diciamo. E infatti, stranamente, il cantiere a Dio e non gli va bene, e Dio dice: ecco, questo è il principio dell'opera degli uomini, e d'ora in poi qualunque proposito essi si proporranno riusciranno a condurlo a termine. Quindi tu da uomo dici: vabbè, quindi bene, quindi ok, quindi andiamo avanti così. No, dice Dio, confondiamo dunque le loro lingue perché non possono portare a termine il loro proposito. Dio moltiplica le lingue degli operai, gli operai non si capiscono più, non riescono più a collaborare, a lavorare assieme, se ne vanno ognuno per conto suo e lasciano lì la Torre di Babele incompiuta. Ora io non lo so qual è il senso della storia, non so perché Dio ha preso questa decisione, perché non ha voluto che gli uomini potessero portare a termine i loro propositi, forse perché l'uomo è malvagio, dunque i propositi dell'uomo sono malvagi, forse perché l'uomo è stupido, dunque l'uomo anche tentando di fare il bene in realtà fa il male, non lo so, però io da uomo, da persona forse malvagia, da persona forse stupida, come tutti gli uomini, dentro di me dico: ma peccato, non sarebbe stato male questo, un simbolo, un segnacolo dell'umanità, dell'unione, dell'unità fra tutti gli umani. E allora mi viene da pensare: ma non c'è proprio una Torre di Babele, cioè non c'è un simbolo del fatto che tutti siamo umani e tutti apparteniamo a questa unica origine? Mi sono detto: beh, forse c'è qualcosa che ci rende umani, qualcosa che è il simbolo stesso dell'uomo. E molto banalmente, la parola, tutti parliamo, tutti trasmettiamo, comunichiamo attraverso le parole sentimenti e pensieri, e dunque tutti proviamo sentimenti, pensiamo pensieri, ed è questo che ci dà dignità, questo che ci rende umani. E all'inizio del video voi magari non avete capito cosa io stavo dicendo, ma avrete senz'altro intuito che comunque stavo parlando, che quelle incomprensibili che pronunciavo erano parole. Allora forse questo è il nostro simbolo, questa è la nostra vera Torre di Babele, la parola, cioè non qualcosa che per essere edificato esige una lingua comune, ma ciò che invece è comune e regge la creazione di tutte le lingue, non qualcosa di cui si racconti una storia, ma il fatto stesso che tutti noi umani ci raccontiamo storie. Questa forse è la vera Torre di Babele, ciò che quando racconti di come la Torre di Babele non è stata compiuta ed è stata abbandonata, in realtà ti introduce lì, in realtà nella Torre di Babele, in quel momento ci sei dentro.